Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti sull'Area dell'Arte. In questa puntata vogliamo farvi gustare la grandezza della vita, della santità di Sammy Assemblion Kolbe. Per fare questo io ho chiamato il mio grande amico, avete già conosciuto, padre Jason Hood, che ha già parlato con voi, con noi, tutti quanti. Abbiamo già parlato della Madonna, dell'Immacolata. Abbiamo parlato anche di questo anno così, così importante, 2017, che abbiamo appena finito di celebrare questo centenario della apparizione di Fatima. Ma c'è un altro centenario collegato con Fatima, collegato con la figura della Madonna e collegato soprattutto con Massimiliano Kolbe, quello della fondazione della Milizia Immacolata, proprio compiuta da Massimiliano Kolbe, San Massimiliano Kolbe, questo grande santo che non è tanto conosciuto. E merita di essere veramente un santo che sia conosciuto, soprattutto anche tutto il percorso della sua vita, che oggi proprio il nostro tentativo è quello di portarvi nella spiritualità, nell'eredità di quello che ha compiuto questo grande uomo, questo sacerdote polacco, in secolo scorso, ma è tanto attuale anche per tutti noi, per i giovani, per noi più maturi, anche più anziani, perché veramente le cose che abbiamo da dirvi sono di una bellezza straordinaria, anche perché siamo nella luce della Santa Casa, cioè abbiamo qui rappresentata la Madonna, questo santo dell'Immacolata, questo santo che si è affidato totalmente alla Madonna. E proprio di questo cerchiamo di farvi parlare, di farvi gustare in questo appuntamento. Quindi, per iniziare, io direi subito di entrare in questa spiritualità, mandare un piccolo video che vi un po' racconta alcune cose, alcuni pensieri di questo grande santo di San Massimiliano Kolbe. Quindi prego la regia di mandare subito questo video. Thank you.
Bene, abbiamo condiviso con voi questi pensieri, alcune frasi dette da questo santo, questo grande santo della Madonna di Maria, Santissima, dell'Immacolata. Vogliamo conoscerlo un po' meglio perché ci siamo già resi conto che questo Massimian Kolbe, che per tanti è conosciuto solo per la morte, come è morto, che è una cosa abbastanza, penso che tutti sappiamo più o meno la storia di questo campo di Auschwitz, la sua decisione, voler mettersi, cioè dare la propria vita per un'altra persona che neanche conosceva. Quindi questo atto di estrema misericordia da parte sua verso una persona che, un uomo che aveva dei figli, era solamente un coronamento della sua vita, quindi è un punto, diciamo, culmine della sua santità. Però vogliamo conoscere, per esempio, lei che lo conosce molto bene, questo santo, che entrambi abbiamo una forte ammirazione per questo santo, perché ha toccato un po' la nostra vita, poi lei nella speciale. Quindi adesso passo la parola a lei perché possiamo anche un po' capire e anche fare un po' di percorso della sua vita per Certo, conoscere. certo, certo. Beh, come tutti i grandi santi, è stato formato da altri santi. Potremmo dire, pensare all'aiuto della sua mamma, perché la mamma di San Massimiano è una donna piena di Dio, che dopo il suo entrare in convento ha voluto anche lei consacrarsi a Dio. Quindi molto della sua formazione, la prima formazione, l'ha avuto proprio in famiglia. Ecco, Massimiano nasce col nome di Raimondo, nome di battesimo, l'8 di gennaio del 1894 e cresce in questa famiglia con due fratelli, molto povera, però in cui Dio era al centro, due genitori, in particolare questa mamma piena di Dio che la istruisse quando ancora giovane. In particolare si ricorda un episodio molto importante della sua vita, dove la mamma ricorda che era molto birichina, era un po', combinava qualche scherzetto qua e là, però una volta combina uno in particolare, la mamma si dispiacque e si rivolse a lei dicendo: Raimondo, che cosa sarà di te? E allora lui, turbato, si reca in chiesa e domanda alla Madonna: che cosa sarà di me? Chiede più volte. E sappiamo, la Madonna gli appare con due corone in mano, una rossa e l'altra bianca, e spiega: quella rossa significa il martirio, quella bianca che sarebbe perseverato nella purezza per tutta la vita. E chiese quale dei due volle. E San Massimiano scelse tutte e due. E dopo quel momento cambia, Massimiano diventa più preso da Dio, più afferrato, tanto che la mamma sua si meraviglia e domanda: guarda, Raimondo, devi dire tutto a tua mamma, dimmi che cosa è successo. Dopo una certa insistenza, lui confida questo fatto, che certamente lo segnò e lo aiutò a capire che la sua vita doveva concludersi con il martirio. Però sappiamo bene che questo non si è improvvisato per niente, è stato frutto di un lungo cammino di dono di sé. Quando aveva solo 13 anni, i francescani conventuali vengono nel paese suo. E insieme al fratello ascoltano, sono affascinata dalla predicazione di questa missione e decidono di entrare in convento entrambi, lui col fratello Franco. Entrano in convento, quindi ai soli 13 anni. Da pensare, questo distacco dai genitori è una cosa da non poco, distacco anche dall'affetto della mamma che per lui è una figura fondamentale. Entra a Leopoli e si comporta molto bene, un frate modello, tanto che gli studi vanno avanti. Tuttavia, lui arriva anche un momento di prova, quando dopo qualche anno sta lì, è pronto per entrare in noviziato, come i tempi ha già fatto l'opposto all'andato, però gli viene un dubbio forte, perché la Polonia in quel tempo, ci puoi dire meglio tu, siamo nel 1910 circa, lui vive un momento di Non prova. c'era, la Polonia praticamente sulle cartine non c'era, la Esatto. Polonia per, forse tutti lo sanno, per 140 anni quasi era praticamente sparita dalle cartine dell'Europa, fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, fino al 1918, e quindi è stato anche un dramma per il popolo polacco e se voglio anche aggiungere parentesi, la Polonia è rimasta se stessa, è rimasta come popolo, rimasto polacco, grazie soprattutto alla fede. Sì. Alla fede
mariana, che siamo nell'ambito, cioè la fede polacca è tipicamente mariana. E questa marianità si esprime anche nell'imitare la Madonna, quindi nella sua umiltà. Anche il popolo che è stato umiliato, storicamente parlando, è stato sempre, diciamo, invaso e ha dovuto lottare per la sua propria indipendenza, ma soprattutto anche per la fede, che siamo stati sempre schiacciati da questi due grandi colossi, no? Certo. E quindi siamo in questo ambiente, viviamo in questo periodo storico che è molto importante. Che infatti questo è importante anche perché lui poi deve fare una scelta a un certo punto, sì, no? Certo, a un certo punto per lui lottare per la Madonna vuol dire lottare per la patria, lottare per la liberazione della Polonia. Allora gli viene questa fantasia che forse questo martirio avverrà attraverso l'arrotolarsi nelle forze militari della Polonia. E allora prende questa pista. Insieme al fratello, convince il fratello Franco di anche lui lasciare il convento, e pensa di così entrare nel servizio del paese in questo modo. E allora in quel momento sta andando proprio a bussare dal padre provinciale per comunicare la decisione di non entrare nel noviziato, ma piuttosto di lasciare la vita religiosa per entrare così nel convento, nella guerra. E che cosa succede in quel momento? La provvidenza manda sua mamma, che in quel momento, dalla casa loro, che è Duscavola, abbastanza lontano da Leopoli, ecco, viene in visita. Cioè, ma parliamo di istanti, nel momento in cui lui sta andando da bussare dal provinciale, sente in parlatorio il campanello che suona ed è sua mamma. Allora lui confida quello che è avvenuto nel cuore e la sua mamma spiega che non è questa la volontà di Dio. Lui, anni dopo, parliamo di più di 10 anni dopo, scrivendo alla mamma, dice che attraverso la sua cara mamma tutte le trappole del demonio sono state disarmate attraverso questa accortezza della mamma, che ascolta il figlio in questo momento di tormento interiore e lo distoglie da questo sbaglio. Quindi grazie a lei, grazie alla mamma, abbiamo San Massimiliano come la conosciamo noi, questo grande percorso ha fatto, perché la Madonna si serve della mamma in quel momento. E che cosa andava a dire la mamma? Lei era venuta in convento per comunicare ai due figli che dopo lunghe conversazioni con il marito avevano deciso di anche loro consacrarsi in Dio in modo più perfetto. Il papà sarebbe andato a Cracovia come terziario francescano, mentre la mamma sarebbe ritirata dalle Benedettine lì a Leopoli. E quindi questa comunicazione veniva a comunicarlo a Massimiliano, però la mamma non capiva che in quel momento lei era anche stata mandata da Dio proprio per aiutare il figlio a non fare uno sbaglio che avrebbe cambiato la sua storia in modo drastico. Bene padre, io chiudo qui il primo capitolo di questo nostro percorso, perché già abbiamo intanto bozzato la figura di questo santo e anche la sua giovinezza, in cui lui praticamente si lascia a guidare dalla volontà di Dio, sì. Un grande disegno, un grande progetto che il Dio Padre, Gesù, ma anche la Madonna l'ha custodito, questo santo, perché attraverso di lei lui ha voluto compiere delle cose grandiose, sì. E questo vedremo adesso nella seconda parte, quindi chiudiamo la prima parte e ci vediamo dopo la pausa, grazie.